nelle favole non significa essere ingenui o immaturi, ma vuol dire guardare con occhi diversi la realtà. Avete mai confuso un sogno con la vita vera? Ho rubato qualcosa pur avendo i soldi in tasca? Vi siete mai sentiti giù di giri? Ho pensato che il vostro treno si muovesse mentre in realtà era fermo. Forse ero pazza e basta. Forse erano gli anni 60. Forse ero solo una ragazza interrotta. Il rasoio fa male, il fiume è troppo basso, l'acido è bestiale, la droga dal collasso, la corda si spezza, la pistola è proibita, il gas puzza, e allora viva la vita. Vuoi sapere cosa le avrei detto? Non lo so. Forse che mi dispiaceva tanto, che non so che significa essere come lei, ma so che significa voler morire, e che sorridere fa male, e che provi ad inserirti ma non ci riesci, e che fai del male al tuo corpo per tentare di uccidere la cosa che hai dentro. Quando ti rifiuti di soffrire, la morte ti sembra una specie di sogno, ma vedere la morte, vederla fisicamente, ti fa capire che sognarla era solo una cosa ridicola. Forse quando si cresce c'è un momento in cui si rimane senza pelle. Forse cercando i segreti, perché non crediamo alla nostra vita. E anche se Elisa mi mancava, capii che senza di lei la vita non è una cosa facile, è una cosa difficile. चल छैया 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 चल छैया 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 छ